È eh, interessante il, il concetto anche del, dei futuri turbolenti a cui dobbiamo abituarci. Sì, dobbiamo abituarci certamente non solo a, una, a un presente, tanto per cominciare, molto turbolento, ma naturalmente anche a dei futuri diversi, come è stato già detto. Eh, molto bene Enrico Giovannini. Guardare in avanti, anche il presidente Moscavini ha parlato di foresight, mm. è diventato indispensabile. E quindi anche eh, non solo noi come persone, ma le aziende devono guardare anche al piano. Globale per riuscire a evitare determinati errori che possono essere molto costosi. E il tema della prima tavola rotonda che adesso condurrai è anche un po' quello, perché parliamo dei nuovi eh, assetti geopolitici e geoeconomici ge ge alla luce del conflitto che eh, ovviamente stiamo vivendo, no, noi direttamente, però ovviamente le nostre imprese, la nostra economia, il conflitto russo-ucraino. Certo. Questo è quello di cui si parlerà tra poco. Quindi. Sì, eh, parleremo di questo. Attiro uh, la vostra attenzione sul fatto che il titolo è sbagliato. No? E mm? Cominciamo da questo. Il titolo è sbagliato perché? perché dice dopo la guerra in Ucraina. Perché è sbagliato? Perché questo titolo l'abbiamo, come tutto il resto, concepito sei mesi fa e che ci si sarebbe aspettato che la guerra non finisse speranza, rapidamente, c'era la speranza che finisse così. Però questa cosa qui adesso cercheremo di capire perché, che cosa sta succedendo, la guerra è certamente un punto focale, naturalmente non è l'unico, abbiamo già detto, hanno detto molte persone, eh, di quelle che hanno parlato fino adesso, che ci sono tanti punti di crisi, certamente la crisi in questo momento ci condiziona in maniera particolare, quindi iniziamo ad analizzare questo assetti geopolitici, geoeconomici, geo tutto quello che vogliamo, dopodiché espandiamo, cerchiamo di capire tutti insieme che cosa effettivamente ci possiamo aspettare per i prossimi anni e che cosa si può fare, perché come abbiamo detto eh, l'intento non è solamente quello di fare delle chiacchiere generiche, ma anche di dire quali sono le soluzioni per questo, questo e quell'altro. Naturalmente noi non abbiamo, nessuno di noi le soluzioni per una crisi geopolitica, invece altre sessioni, più tardi, no? quelle sulla tecnologia, quelle sul lavoro e via dicendo sul clima, sull'energia eh, quelle dovranno dire eh, i nostri esperti dovranno dire a tutti quanti beh, su questo dobbiamo fare prendere queste soluzioni quindi non è un festival del futuro che guarda genericamente così ai problemi ma ai problemi e alle soluzioni quindi io direi che lascio il palco per parlare grazie. del conflitto come barometro di questi nuovi equilibri mondiali perfetto, grazie Buon Paola allora ehm... Ben ritrovati, adesso iniziamo questa sessione e chiamo sul palco gli speaker che sono Antonio Parenti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Antonio, buongiorno, grazie per essere con noi. E grazie soprattutto ancora una volta per il supporto che la Commissione Europea sta dando al Festival del Futuro fin dal, dall'inizio e con questa collaborazione rinforzata per quest'anno e spero naturalmente per il futuro. Poi abbiamo con noi Antonio, scusate, Danilo Taino, editorialista del Corriere della Sera. Danilo, dove sei? Eccolo qua. Danilo, lo conoscete tutti. Prego, Danilo. Grazie per i suoi eccellenti editoriali e per i suoi servizi da tutto il mondo. Eh, poi abbiamo con noi eh, Roberto Menotti, Senior Advisor eh, per le attività internazionali dell'Aspen Institute in Italia. Roberto, benvenuto. Aspen Institute lo sapete, è un'organizzazione mondiale, ha un chapter italiano estremamente attivo e Roberto da parecchio tempo che segue le attività internazionali. Abbiamo poi con noi eh, Matteo Villa. Eh, che è partner dell'ISPI, Istituto di Studi per la Politica Internazionale. Eh, Matteo è anche responsabile del Data Lab dell'ISPI. E abbiamo in collegamento Alessandra Lanza, <coughs> senior partner di Prometeia. Eccola qui. Alessandra, benvenuta. Buonasera. <ride> Alessandro può essere qui con noi per una indisposizione e siamo in stagione naturalmente quindi grazie Alessandro comunque per lo sforzo eh, Prometea come sapete è una importantissima eh, società di studi economici eh, insomma eh, credo che non abbia bisogno di presentazione tra le più importanti in Italia bene, allora il tema il tema di oggi è una: è una è un, sono tanti temi, insomma, Ma no? direi che possiamo cominciare a guardare alla nostra realtà immediata, alla realtà più vicina, ed è quella, diciamo, su scala europea. Eh, certamente, noi viviamo in Italia, siamo parte, per fortuna, di una grande realtà eh, che è quella dell'Unione dell Europea, eh, e oggi in Europa eh, si stanno verificando degli eventi che non avremmo voluto vedere nella nostra storia, che pensavamo fossero storia, una guerra nel cuore dell'Europa, anche se non è proprio il cuore, ma è abbastanza vicina e in ogni caso influisce su tutto quello che noi stiamo vivendo oggi e in futuro. E, e le, le, I riflessi sono naturalmente di carattere politico e militare, eh, cioè il centro della questione, mm. ma i riflessi sono economici, sono tecnologici, sono di vita comune sulle persone, perché poi la pagheremo anche in termini di e minore disponibilità, di inflazione, di maggiore povertà in alcuni paesi di più in altri di meno, occorrerà affrontare questa questione eh, anche nei prossimi anni, quindi lo sappiamo bene, non si esaurisce nel momento in cui dovesse finire come noi pensavamo. Al momento in cui abbiamo concepito questo titolo. E poi eh, tutto questo naturalmente è collegato in maniera strettissima a quello che si sviluppa man mano per cerchi concentrici verso l'esterno eh, nel rapporto con la Cina, la Cina rispetto alla Russia, la Cina rispetto agli Stati Uniti e la Cina rispetto all'Unione Europea. Eh, C'erano determinate prospettive, la Cina si sta comportando in una maniera non chiarissima, abbastanza ambigua, un colpo a cerchio e un colpo alla botte, ma insomma vediamo che cosa vuol dire questo per gli libri europei ed extraeuropei e poi gli Stati Uniti, il rapporto con gli Stati Uniti, Cina Stati Uniti, Russia Stati Uniti, e i conflitti che possono sorgere, speriamo non diventino mai conflitti globali e poi naturalmente ci sono moltissimi altri comprimari, questi comprimari sono veramente tanti, una volta erano molto meno e meno incisivi, ma oggi abbiamo un Iran, abbiamo una Corea del Nord, abbiamo un'Arabia Saudita, abbiamo tanti altri paesi che hanno un'influenza diretta sui fatti mondiali e che toccano. La nostra realtà. Benissimo. Naturalmente eh, qualcuno dirà: attenzione, giustamente, eh, noi quando andiamo a scuola studiamo la storia italiana e la storia europea, al massimo la storia europea, normalmente è una visione eurocentrica eh, e questo è un errore gravissimo, ma che insomma siamo stati abituati un po' nella nostra storia eh, a fare. Eh, ecco, noi oggi cercheremo di rompere e di spezzare questo eurocentrismo per partire dall'Europa, ma andare a guardare quelli che sono gli, gli equilibri globali e la storia globale anche degli altri. Bene, allora io inizierei con Antonio Parenti, proprio da lui, perché è chiaro che in questi giorni stanno succedendo cose che gravissime, la minaccia nucleare non è ancora svanita del tutto, eh, l'Unione Europea è, ha preso una posizione storicamente, eh, qua, Antonio, arriverei a dire quasi improbabile, no? perché ha preso una decisione quella di dichiarare la Russia un paese Terrorista e eh, sobillatore o comunque promotore del terrorismo anche in tanti altri campi e quindi ha preso una decisione che normalmente l'Unione Europea, fatta di 27 paesi, non prende in una posizione così radicale. Ecco, non credo che dobbiamo concentrarci solo su questo. Però è chiaro che fin dall'inizio c'è stato un appoggio all'Ucraina, un appoggio eh, a, a quelle che sono le istanze di, di, di libertà di, di quel paese contro l'invasione e contro diciamo, tutto quello che è. poi sono gli atti conseguenti che sono stati messi in piedi, ricordo naturalmente il gas, il petrolio, piuttosto che non adesso anche attacchi cibernetici piuttosto, eh, piuttosto preoccupanti. Bene, come stiamo affrontando quindi sulla base di questo e come pensi che si svilupperà questa posizione dell'Unione Europea che devo dire siamo abbastanza sorpresi e direi ammirati per il fatto che ci sia stato questo decisionismo che è più americano se vogliamo che non europeo. Beh, intanto grazie per l'invito a essere qui, un piacere essere in una città splendida come Verona e un'occasione così interessante come il Festival del Futuro. Io credo che il 24 febbraio eh, sia una di quelle date in cui ma, ci ricorderemo dove noi eravamo quel giorno, perché è un po' come l'11 settembre se vogliamo, cambia, eh, cambia qualcosa. Uh, in Europa ha uh, cambiato e ha distrutto una certezza che eh, uno stato straniero non invadeva un altro Stato. C'erano delle complicazioni. C'erano state le guerre nella Ex-Jugoslavia, che eh, però, insomma, se vogliamo erano, tra, erano guerre molto minori tra paesi più piccoli. Qui avevamo un paese come la Russia che invade un altro stato, a questa. Uh, questo è un atto gravido di conseguenze, è stato un atto gravido di conseguenze da tanti punti di vista. Da mio personale è stato un atto gravido di conseguenze, soprattutto politiche, perché la Russia era un paese, io ho servito in Russia per quattro uh, anni, era un paese, quando io andai in Russia nel 2003, dove si parlava di adesione all'Unione Europea. Poi si si rese conto che magari non era proprio la priorità, però era un paese con il quale si cercava di creare una partnership spazio comune europeo, una, una discussione di, uh, di partnership, di qualche modo da costruire nel corso del futuro. Una strada che si è interrotta mano a mano in modo sempre più importante e che è diventata poi impossibile dopo la Crimea e ancora più uh, dopo l'invasione dell'Ucraina. La reazione dell'Unione Europea credo che sia una reazione... Eh, legittima e corretta soprattutto anche nei tempi. Non si poteva agire in nessun altro modo. Questo è un atto criminale, è un atto contrario al diritto internazionale, è un atto contrario al nostro modo di essere in Europa, rispettosi di quelle che sono le decisioni sul nostro futuro che sono affidate. Alla, alla, ai cittadini. E questa forse è una delle grosse disconnessioni che sono successe in Russia. In Russia nessuno credeva più sul fatto che le rivoluzioni arancioni, le rivoluzioni di primavera eh, nei vari paesi, anche dell'Arabia, fossero rivoluzioni impopolari ma fossero tutte eterodirette. L'Ucraina ha dimostrato che quelle rivoluzioni non sono eterodirette, in Ucraina nessuno ha aperto le braccia all'invasore russo, ma hanno piuttosto imbracciato un fucile ed iniziato a combatterli. Ora il problema è terminare questa situazione, arrivare ad una soluzione ehm, di pace ad un certo momento, che sia una soluzione militare, che sia una soluzione negoziale. La seconda sarebbe migliore naturalmente rispetto alla prima, dipenderà da quello che... Zelensky e il popolo ucraino decideranno poi di fare dove, dove tracciare una linea dopo la quale è possibile fare una pace. Ma in quel momento credo che si aprirà anche una discussione su quale saranno il futuro delle nostre relazioni con, con la Russia. Un discorso che avrà necessariamente un convitato di pietra, che è l'attuale dirigenza. Eh, la cui permanenza credo diventerà e rimarrà un fattore ostativo ad un miglioramento delle nostre, delle, nostre, delle nostre relazioni per molti anni a venire. Grazie, grazie Antonio. Certamente dobbiamo cominciare a immaginare quelli che saranno i futuri, i vari futuri possibili, eh, perché le conseguenze di questa guerra sono molto, molto pesanti dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, che significa del motore eh, di qualunque attività umana, e già stiamo vedendo come si devono cambiare questi equilibri. Eh, andiamo a vedere anche quelle che sono le conseguenze sul piano economico, eh. Eh, poi, poi torneremo sul piano politico, perché quanto ha, ha introdotto Antonio Parenti è estremamente, estremamente importante valutare le conseguenze è la cosa fondamentale eh, Eisenhower tanti anni fa disse una cosa piuttosto rilevante il presidente degli Stati Uniti negli anni 50, eh, grande generale della seconda guerra mondiale eh, disse eh, la, eh, la, eh, è preoccupante eh, la, la, la cosa più preoccupante di una vittoria dell'Unione dell Sovietica allora e quindi oggi della Russia è una sconfitta dell'Unione Sovietica e quindi oggi della Russia perché le conseguenze potrebbero essere ancora, ancora peggiori ma torneremo dopo su... Questo. Vorrei chiedere a Alessandra Lanza, dov'è Alessandra Lanza? Eccola qua. Valutiamo insieme allora quelli che sono, nelle vostre anche le vostre previsioni, e in questo caso promette a fare previsioni, e non solamente scenari, ehm, quelli che possono essere gli effetti nel breve medio termine di questo conflitto e di tutto quello che succede al di là anche del conflitto in Europa, bensì nei rapporti con gli altri grandi protagonisti. Buonasera a tutti, grazie molte per l'invito. Mi spiace dover essere a distanza, ma appunto, ahimè, questa è la stagione. Eh, per quanto riguarda le prospettive e, diciamo, il tipo di cesura che il conflitto russo-ucraino pone dal punto di vista economico, vi proporrei una riflessione che ha uh, una componente di: breve medio termine e una che invece ha una componente più di medio lungo termine. Per quanto riguarda il uh, breve medio termine è evidente che il conflitto russo-ucraino ha uh, esacerbato delle tendenze uh, che peraltro già c'erano uh, nell'economia in parte come portato della pandemia. Ma in parte come portato delle transizioni gemelle eh, digitale ed ecologica, eh, facendo aggravare una situazione di scarsità sui mercati eh, con un evento ovviamente eh, inatteso eh, e drammatico. Eh, Questo evento ha tolto eh, commodity, siano esse energetiche ma siano esse anche alimentari e della crisi. Alimentare, secondo me, parliamo purtroppo troppo poco, eh, aggravando una eh, domanda eh, molto dinamica nella ripresa post-pandemica, eh, verso un'offerta che non riusciva ad adeguarsi, e quindi imponendo di fatto una accelerazione eh, molto rapida della dinamica dei prezzi. Quindi, che cosa è successo? È successo uh, che abbiamo assistito a dinamiche inflattive che sostanzialmente avevamo dimenticato fondamentalmente dagli anni 70, uh, e uh, queste dinamiche inflattive sono state anche accompagnate a strozzature importanti dal lato dell'offerta, quindi materiali che uh, non solo costavano di più, ma anche che non arrivavano, più. Proprio. Uh, questo ha indotto seppur con qualche indugio le banche centrali a reagire con una restrizione di politica monetaria. Diciamo nel momento in cui hanno poi deciso di farlo, anche con un certo abbrivio, quindi con una certa intensità di rialzo dei tassi. E il consenso direi di tutti è attendersi. Per il breve periodo, almeno una recessione tecnica. Cosa vuol dire una recessione tecnica? Due trimestri di crescita negativa, cioè di decrescita: uno, questo che stiamo vivendo, il quarto del 2022, uno, il primo del 2023, e poi una lenta uscita da questa crisi. Ora è evidente che soprattutto la lenta uscita da questa crisi dipende da molte delle condizioni che si verificano a monte. Quindi la prima è senza dubbio come si esce dal conflitto russo-ucraino e non solo come si esce dal conflitto di per sé, ma come ne esce modificato il mondo. Uh, e questo mi porta alle implicazioni di medio lungo periodo, cioè se di fronte abbiamo di fronte certamente un anno 2023 molto sfidante sia per i paesi uh, Occidentali, sia per i paesi emergenti non esportatori netti di commodity, quindi la stragrande maggioranza dei paesi emergenti al netto dei grandi produttori di commodity, uh, abbiamo di fronte un 2023 che avrà uh, crescite, diciamo, al più molto ridotte vicino allo zero a, a, almeno con dei segni meno di qualche entità davanti non intensissimi non immaginate delle cadute stile 2008 però eh, qualche caduta per esempio insomma quasi un punto di decrescita di pili in Germania ce lo possiamo immaginare l'italia ci immaginiamo che navighi attorno allo zero zero più mh? Uh, la Cina ci immaginiamo che cresca a poco più del 3%, che se ricordate, cioè se torniamo a dieci anni fa, ci dicevamo che una crescita meno del 6 in Cina avrebbe portato a tensioni sociali molto forti, che non era sostenibile. Quindi stiamo parlando di un mondo che è cambiato moltissimo. Detto questo, uh, è verosimile che se le politiche monetarie funzionano e i governi continuano a immettere molti denari in economia, stiamo anche assistendo contemporaneamente a un sostegno dalla pandemia in poi. Uh, che ha pochi paralleli nella storia, uh, il 2024 torni ad una normalizzazione. Ci sono tanti punti interrogativi perché molto dipende dalle trasformazioni di medio lungo. Allora, se io uh, non ero, diciamo, tra. I più innamorati del concetto di reshoring friendshoring cambiamento delle catene del valore eh, soltanto per la pandemia perché pensavo che le scelte avrebbero continuato a essere razionali da parte delle imprese e soprattutto pensavo eh, che i vantaggi economici, le convenienze relative avrebbero spiegato le scelte delle imprese. Con il conflitto russo-ucraino oh, ho cambiato idea profondamente e penso che il conflitto russo-ucraino, invece, ponga un tema di equilibri tra paesi democratici e paesi non democratici, eh, paesi di cui in fondo ci si può fidare e quindi approvvigionamenti strategici di cui ho una certa ragionevole certezza in termini di sicurezza e altri di cui invece non mi posso fidare eh, in modo eclatante. Quindi penso che gli equilibri cambieranno molto, ma ridisegnare le catene del valore globali per come si sono sviluppate dai primi anni di vera globalizzazione, quindi diciamo dai primi anni 90 senza andare, diciamo, alla globalizzazione addirittura bellica eh, ad oggi è un processo molto complicato. Essendo un processo molto complicato avrà dei costi economici importanti. Ecco scusami importanti. scusami Alessandra, ti voglio interrompere in questo momento perché eh, le tue prime considerazioni ci hanno già dato un quadro molto preciso. Sì, avremo un po' di recessione, ma non è detto che continui, dipenderà dalla guerra. Poi probabilmente un rimbalzo eh, magari non forte. Eh, è stato interrotto un percorso di crescita che era un rimbalzo forte, quello del 2021 ma in ogni caso questa è un po' la prospettiva della crescita. L'inflazione forse addirittura è più o meno la stessa cosa perché ci sono dei motivi per cui c'è stata questa fiammata e un po' tutti credo dicano che insomma tenderà ad attenuarsi. Limitiamoci a questo perché questo è un po' il quadro che abbiamo davanti. Invece queste considerazioni ultime che hai fatto sono quelle veramente determinanti, sono quelle più preoccupanti. Quando noi guardiamo anche al titolo che noi abbiamo messo sei mesi fa, e il nuovo disordine globale, anche se di IS tra parentesi intendevamo esattamente questo, ossia che da processi eh, ultra decennali, in realtà di 50-70 anni di integrazione, con gli organismi internazionali, nella collaborazione fra paesi e via dicendo, noi stiamo adesso arrivando o siamo già arrivati da qualche anno a più protezionismo, a chiusure, adesso a rivedere le catene globali di fornitura, eccetera, e quindi la sfiducia di cui tu parlavi, questo non è una bella cosa, questa è una cosa che noi non possiamo accettare, io credo che dobbiamo contrastare in tutti i modi per andare verso nuove forme di collaborazione internazionale. Molto brevemente perché so che poi ti dobbiamo lasciare andare, ma tu le vedi possibile e in che modo un ritorno a delle situazioni più distese per spezzare questo circolo vizioso che sta portando a conflitti sempre e tensioni sempre più forti? Allora io credo che abbiamo perso un'occasione storica incredibile, eh, forse rimango una delle poche nostalgiche su questo tema che era il TTIP, eh, no? il trattato tra Europa e Stati Uniti per libera circolazione. Di merci e servizi lavoro eh, e credo che quella sia stata un'occasione importante mancata che avrebbe probabilmente determinato un corso della storia diverso eh, e avrebbe dato maggiore eh, equilibrio. Uh, quindi credo che riflettere come prima cosa, riflettere sul perché non si è riusciti a realizzare un asse più forte Europa-Stati Uniti di integrazione uh, commerciale, ma anche di servizi. E anzi non solo non ci si è riusciti, ma addirittura si è lasciata uscire il Regno Unito. Mm. Da, dall'Unione Europea ci imponga di fare delle riflessioni importanti eh, perché questa disgregazione o mancata aggregazione eh, ha posto le basi per un Occidente che forse non ci credeva fino in fondo che fosse necessaria questa integrazione. Eh, e bisogna farci una riflessione molto seria, bisogna farci una riflessione molto seria perché oggi, do, in un mondo in cui eh, gli equilibri eh, da un lato Cina, dall'altro Russia, dall'altro ancora. India, è l'unico paese di cui non ho parlato, ma è l'unico paese che cresce indipendentemente da tutto, 2023, 24, 25 cresce a un ritmo sostenuto. Uh, impongono di decidere che tipo di nuova globalizzazione vogliamo e che tipo di partita vogliamo giocare. Uh, io su questo riprendo le parole di Enrico Giovannini, forse sono utopica, cioè io sono di quella generazione che è cresciuta a profondamente europea e profondamente credendo uh, ai trattati e all'integrazione e credendo che nonostante tanti errori e quelli vanno affrontati uh, l'integrazione però portasse benessere uh, anche perché come è stato ricordato era un'integrazione di pace allora io credo che questo vada assolutamente recuperato Uh, Vada recuperato con grande pragmatismo, cioè il fallimento del TTIP è stato un fallimento in, su alcuni capitoli davvero troppo ideologico. Uh, no, tra Stati Uniti e Europa, discutere se uno standard è migliore di un altro è un, un, una questione, diciamo, quasi comica nel mondo come è oggi. Uh, non che bisogna rinunciare a identificare lo standard migliore sempre meglio uh, ma diciamo uno standard europeo o americano rispetto a uno standard non controllato e tra l'altro ci dobbiamo aggiungere anche tutta la questione oggi delle emissioni quindi del CBAM no? su il difendere Uh, produzioni che non siano inquinanti uh, abbiamo veramente tanto lavoro da fare e la partita di digitalizzazione e di ancora di più uh, ambientale Garina, certo. non può essere fatta in solitudine quindi sì. cioè, è, è un gioco che va fatto punto certo. bene grazie Alessandra Lanza ti lasciamo libera anche e ti facciamo auguri di pronta guarigione grazie, grazie mille per il tuo intervento Danilo Taino, allora tu hai affrontato queste questioni molte volte anche sul Corriere della Sera e dobbiamo guardare a una via d'uscita rispetto alla crisi. Che abbiamo in casa in questo momento, permettetemi di dire in casa purtroppo, e, e poi vedere quali sono i riflessi eh, che possiamo, eh, che, che, si, che si proietteranno verso l'esterno. Ma tu ritieni possibile che ci possa essere a breve termine, non dico a medio perché speriamo che sia più a breve, una soluzione negoziata oppure eh, troveremo. Ecco, quali sono le strade che, che, che sono possibili per una soluzione della crisi? Quali effetti sull'Europa? E eventualmente, se abbiamo tempo, anche quali effetti poi sulle relazioni, sulle grandi relazioni tra i grandi paesi? Ma, innanzitutto, buonasera. Ma Enrico, non lo so. Io ho sentito molto parlare prima di pessimismo o ottimismo. Io sono un ottimista, Beh. un ottimista, ma non genericamente. Eh, sono, poi è un ottimismo relativo. Ma eh, niente di assoluto. Però se noi guardiamo, oggi sono esattamente nove mesi dall'inizio dell'invasione dell dell'Ucraina da parte della Russia. E se guardiamo a, allo scorso marzo, allo scorso aprile, è vero, già subito si era capito che Putin non avrebbe liquidato l'Ucraina in 4-48 come sperava, però in quei giorni, nella primavera scorsa. Eh, la drammaticità dell'evento era fortissima e l'idea che Putin in qualche modo potesse farcela c'era in qualche modo. Oggi non c'è più. L'invasione è fallita. L'Ucraina non sarà distrutta come entità statale e questi sono punti essenziali laddove Putin ha perso. Può il fatto che Putin abbia perso non significa che poi ci sia qualcuno che ha vinto. Questo può fare ancora molti danni. Può fare ancora, molti, può fare ancora molti danni, li sta facendo, sta... molti danni pesanti, criminali, come è stato detto giustamente prima. Ma comunque, ma comunque Putin da questo punto di vista non ha vinto. Se stabilire chi avrà vinto eh, dipenderà probabilmente da come finirà questa, questo conflitto, questa invasione, eh, se, se, fino a che punto gli ucraini riusciranno a far arretrare le, le forze militari e, e a cacciarle dal loro territorio, se, se conquisteranno qualcuna delle città che eh, la Russia aveva conquistato nel 2014. E in quel caso la sconfitta, la sconfitta russa sarà palese ed evidente davanti agli occhi del mondo. Quindi dal punto di vista della guerra vera e propria Putin ha fallito. Prima si parlava di, di cigni neri. Eh, rispetto rispetto eh, l'idea di cigno nero si è, è molto ampliata negli ultimi tempi, quella, quella di Nassim era molto più ristretta, ma è stato un cigno nero anche questo, questa clamorosa sconfitta dell'esercito sul terreno dell'esercito russo. Dall'altra parte c'è un crollo diplomatico dal punto di vista russo. Il G20 della settimana scorsa ha stabilito che, tra le altre cose, che questa non è un'era di guerra. È stato detto a Putin, che non c'è andato, che questa non è un'era di guerra. E lo hanno firmato i cinesi che il, 20, il 4 febbraio, poco prima de, che, che l'invasione russa partisse, avevano giurato amicizia senza limiti. Con la Russia, e oggi gli hanno detto che l'amicizia ha dei limiti. La guerra e questa non è un'era di guerra. L'India ha firmato questa cosa. Cioè, è il cioè, pragmatismo cinese, no? pragmatismo. È, è venuto pragmatismo fuori cinesi. in maniera molto evidente. Certamente, certo. certamente. Quindi io da questo punto di vista sono relativamente ottimista, sicuramente ottimista rispetto alla primavera scorsa. Io credo che okay. da questo. E questa è una bella posizione, Danilo. Ti ringrazio perché forse non tutti abbiamo questa, questa visione così. così insomma come la definisce lui, una visione di una composizione rapida in cui si riesce a trovare effettivamente una soluzione a quel famoso dilemma del, eh, della sconfitta e della vittoria eh, della Russia. Va bene, possiamo ipotizzare che andiamo in questa direzione, ma i danni ci sono. Abbiamo sentito i danni economici, ci saranno, saranno portati avanti per parecchio tempo, non abbiamo tempo di elaborare su tutto, ma è evidente che il piano energetico, il piano delle materie prime, eccetera, sono cose estremamente importanti e ci sono danni immediati e poi a medio termine. Termine, speriamo meno a lungo termine. Poi ci sono danni di altro genere eh, che si stanno verificando perché in un clima di tensione, eh, Roberto Menotti, eh, in un clima di tensione eh, naturalmente anche quelli che sono le, gli equilibri democratici e le spinte autoritarie cominciano ad assumere una fisionomia diversa eh, e ce ne stiamo rendendo conto perché ci sono dei, in alcuni paesi tendenze autoritarie che erano già partite prima ma che si stanno rafforzando in questo contesto. Ecco come vedi questi rischi e, e quali possibilità noi abbiamo di contrastarli? e di venirne fuori invece meglio di come ne siamo entrati Beh, intanto buon pomeriggio, grazie eh, bah, credo, sono d'accordo con Danilo Taino da questo punto di vista cioè dovremmo avere una sorta di ottimismo della ragione non solo l'ottimismo della speranza cioè basarci anche su quello effettivamente che è accaduto, forse abbiamo sottovalutato la capacità delle, di quelle che io chiamerei democrazie liberali di mercato che sono una combinazione molto particolare molto rara che, che è la cosa in, che tu hai scritto storia. anche nel nostro lavoro macro-trends che era il focus un po' di quel contributo, sì. e ehm, abbiamo sottovalutato la capacità di questi sistemi politici, sociali ed economici di eh, cambiare anche la situazione sul campo. E l'abbiamo fatto nell'arco di poche settimane, senza utilizzare la forza militare, non la nostra, quantomeno, ma semplicemente intervenendo dall'esterno con aiuti molto cospicui, economici, di intelligence e militari. Ma questo è un segnale al di là del fatto specifico e della crisi particolare che stiamo fronteggiando. Un esempio pratico che mi ha fatto riflettere giusto ieri, i mondiali di calcio in Qatar. C'è in corso, come sappiamo, una controversia abbastanza prevedibile sul paese ospitante, su quanti compromessi sono stati accettati da tutti i governi che hanno inviato le loro nazionali a un grande evento che è anche un grande evento mediatico naturalmente. Però io credo che si possa un po' riflettere anche qui con un certo ottimismo, ovvero ehm, qualcuno ha sottolineato come eh, i paesi occidentali stiano tutto sommando tutto sommato agendo in maniera ipocrita rispetto alle critiche a un paese come il Qatar. Perché dovevamo sapere che questi compromessi vanno accettati. È vero, ma rovescerei anche il discorso. Noi dobbiamo abituarci a un mondo molto più diversificato in futuro e ci arrivo fra un attimo anche sulla sfida europea di cui ha parlato Antonio Parenti, dobbiamo certamente abituarci a un mondo in cui avremo a che fare con paesi molto problematici, però vale anche l'inverso, sono anche questi paesi che devono abituarsi a noi, perché in questo caso, attenzione, le critiche che vengono ad esempio al Qatar non vengono dai governi, vengono da privati cittadini e questo è sacrosanto per noi e devono abituarsi, perché questo è parte di quello che possiamo salvare della globalizzazione. Quello che cercheremo di salvare della globalizzazione non è soltanto un aspetto economico, ma è anche un aspetto di regole di condotta, quelle che stiamo ricordando a Putin di aver violato, eh, ma anche in un certo senso quello che in maniera molto più amichevole stiamo ricordando ad alcuni paesi arabi. Cioè qui il diritto di critica non viene dai governi, viene dai cittadini, che siano sportivi, che siano artisti, che siano eh, associazioni non governative e quant'altro. Un, una sfida per l'Europa, questo ci tengo a sottolinearlo, Antonio Parenti ha sottolineato, credo, molto giustamente come ci sia stato un cambio di passo da parte dell'Europa effettivamente nella reazione non soltanto peraltro alla crisi russo-ucraina ma in qualche modo già con, il, con la grande sfida della pandemia. Cioè l'Europa ha reagito con qualche eh, incertezza iniziale ma una volta che l'Europa si mette in moto, anche questo è un dato di ottimismo credo, poi effettivamente diventa, eh, lo dico in maniera metaforica, una vera macchina da guerra. Perché guardiamo la situazione attuale dei vaccini in Europa e ai lockdown che i cinesi sono costretti a imporre, perché non hanno dei vaccini che funzionano, oltre a non avere un welfare state e un sistema sanitario che funzioni. E questo è un, è un grandissimo elemento di differenza. E credo che anche rispetto alla reazione alla, a una crisi, a un cigno nero, se vogliamo, io lo definirei un cigno grigio. Quello dell'invasione ucraina, perché era già stata invasa nel 2014, quindi insomma il cigno era di un colore un po', un po intermedio. Eh, però, comunque sta a significare, secondo me, che l'Unione Europea ha capito. Che in un certo senso deve avere delle capacità di reazione e anche di improvvisazione in qualche modo, non sempre pianificabili, nuove e diverse per appunto fronteggiare le sfide del futuro, che sono in parte militari, in parte industriali, in parte anche di capacità decisionali. Decidere in comune e poi agire rapidamente, perché il resto del mondo non aspetta. Quindi dobbiamo anche imparare a decidere in fretta, cosa molto, molto complessa, sfida davvero importante. E chiudo. Eh, L'unico ecco, appunto che mi sentirei di fare all'Unione Europea da questo punto di vista, guardando proprio al futuro, è che preferirei che si concentrasse di più sull'efficienza, sulle capacità di agire eh, e un po' meno su termini che secondo me ci portano un po', eh, un po lontano come sovranità e autonomia, eh, termini che peraltro per esempio la Commissione von der Leyen sta usando molto spesso, più che legittimi, nulla di male nel farlo, però credo che le precondizioni per essere sovrani e autonomi siano nell'essere un po' più efficienti e sapersi sia organizzare in anticipo sia reagire con rapidità alle emergenze quando arrivano. Grazie. Eh, Matteo, tu hai sentito cosa è stato detto fino adesso, allargherei ancora un attimino il quadro perché le ultime considerazioni di Roberto Menotti sono, direi, piuttosto da questo punto di vista ci, ci danno un assist, vale a dire partiamo pure dall'Europa, l'Europa eh, è già da tanto tempo, no? vi ricordate Robert Kagan che diceva sì. eh, gli Stati Uniti Marte e l'Europa Venere, no? per cui gli Stati Uniti sono basati su una capacità eh, militare forte. Che li garantisce, l'Europa invece eh, propone una visione idiliaca no, del, del futuro e non si prepara militarmente, non si prepara. A, ecco, noi in questo momento ci rendiamo conto che non abbiamo un esercito europeo, ci rendiamo conto che dobbiamo comunque affidarci a qualcun altro. Sì, ci sono dei contributi anche l'Italia dai suoi, ma naturalmente non siamo in una condizione di un certo genere. Allora questo è un elemento. L'altro elemento è che gli organismi internazionali non, fanno, non possono fare nulla. Siamo, dicevamo il filo rosso di tutto questo discorso di oggi e forse anche dei problemi prossimi giorni è dall'integrazione disinte dall alla disintegrazione. Poco possono i grandi organismi internazionali se non c'è una collaborazione eh, fra paesi. Bene, facendo una, una media di, tutte queste, di tutti questi elementi, eh, tu riesci a vedere una soluzione che possa essere positiva e ottimistica come quella che propone eh, Danilo Taino oppure vedi, la vedi difficile, come confesso di vederla io personalmente? Allora, parto, parto subito da... Come la vediamo in generale, come la vedo anch'io, eh, come ISPI sulle organizzazioni internazionali, sostanzialmente sono consessi di Stati. E quindi, quando qualcuno manca, manca anche il consenso. Nelle G20, abbiamo detto sì, effettivamente, nel G20 è stata condannata la Russia, ma di fatto nel G20 la Russia ha firmato un documento. Mi scusi, sono un secondo, vorrei chiedere alla regia se si sente bene la voce di Matteo Villa. Se no, eh, se no devo fare così, quel... oh, Ora se... mi sentite meglio, farò così. Si sente bene? No, ora allora, mi sentite allora, meglio. Ecco, devi avvicinare un pochino l'archetto, sì. Ok, grazie. Dicevo, nel G20, 15 giorni fa, 10 giorni fa, la Russia non ha potuto condannare se stessa e di fatto il G20 non ha condannato la Russia, ha detto qualcosa, ha detto noi abbiamo delle visioni diverse. Almeno quello, almeno quello. No scusate, non devi tenere l'archetto, devi vedere, scusate se qualcuno interviene a avvicinargli eh, l'archetto alla bocca perché altrimenti non riusciamo a parlare. È mi possibile? Sentite mi sentite? Mi sentite? Qualcuno mi alzi il volume? Sì, secondo me ora sentite. Eh, se va meglio, andiamo avanti. Ok, benissimo. Dicevo, vabbè, partendo dal G20, il G20 sostanzialmente ha dentro ancora la Russia, la Russia non si è autocondannata. Ha detto, hanno trovato un compromesso dicendo ma abbiamo un po' di visioni diverse. E tornerei un attimo sull'Europa, perché eh, secondo me questo pessimismo cosmico da cui voglio partire, perché io non sono così ottimista, ci porterà almeno a una soluzione che è, diciamo, una soluzione buona, almeno spero. E ti faccio l'esempio dell'energia, perché questa è la crisi che stiamo vivendo in questo momento in Europa ed è la crisi su cui si fa l'Unione. Addirittura parto dal, diciamo dal passato. Nel 52, 70 anni fa l'Unione Europea di oggi si è fatta sul mercato comune del carbone e c'è gente che oggi ti dice probabilmente si disgregherà sul mercato del gas ed è quello che sta succedendo attenzione perché è una cosa di cui forse non ci rendiamo tanto conto ciascuno di noi guarda la propria situazione nazionale diciamo l'Italia non è così tanto in crisi sì la Germania è un po' di più ci sarà poco gas per tutti però vi faccio notare quanto ci stiamo disgregando dandovi due esempi uno è e quindi quanto la stessa Europa non riesca a darsi quella azione comune che in pandemia abbiamo fatto. Di fronte a una risorsa scarsa, i vaccini, abbiamo deciso di fare acquisti comuni tutti insieme e distribuirli in maniera più o meno equa a tutti i paesi. Una cosa che col gas non possiamo fare in parte, perché i gasdotti sono quelli e i rigassificatori sono quelli, non altri, nel brevissimo periodo, ma che in parte possiamo fare. Per esempio l'Italia al momento sta esportando una piccola parte, ma non, non, non piccolissima, di gas che riceve verso la Germania, verso l'Austria. Il 10% del gas che, che, eh, che arriva da noi lo, lo esportiamo. Okay? Al momento succede così. Il mercato detta queste condizioni. Ma di gas ce ne sarà sempre meno, ce ne sarà sempre meno quest'anno, arriveremo ai limiti dei nostri stoccaggi a marzo. La Germania probabilmente non ci arriverà neanche, quindi dovranno cercare di fare razionamenti. Nel 2024 andrà anche peggio, pessimismo cosmico. Cosa possiamo fare? Ciascun paese corre i pari. La Germania non aveva rigassificatori, ne sta costruendo sei. Ma di fatto non può al momento iniziare a importare, forse inizierà a importare qualcosa di rigassificatore a gennaio. E quindi prima crisi diplomatica, forse la prima che scorre sotto tracce in Europa di cui pochissimi hanno sentito parlare, è quella tra la Germania e un suo alleato storico, se vuoi, da sempre, i Paesi Bassi. E dice, ma com'è possibile? Sostanzialmente... È da mesi che il governo tedesco ci prova e i Paesi Bassi continuano a dirgli no: a dire eh, per favore riaccendete l'estrazione, riprendete a estrarre gas dall'enorme giacimento di Groningen, che ha, eh, presenta fortissimi problemi locali di subsidenza delle case, così come appunto in Veneto l'abbiamo sentito. Eh, ma che di fatto, essendo enorme, potrebbe al momento garantire perfettamente soltanto con la sua produzione. Tutta la produzione che manca dalla Russia verso la Germania, Polonia e paesi dell'est europeo. Eh, I Paesi Bassi hanno detto di no, e questo significa che nei prossimi mesi la Germania avrà sempre meno gas. Credo che Scholz ci riproverà ancora per qualche mese, ma sostanzialmente da, da lì arriva la prima grande frattura, un no interno per una, crisi, per un, diciamo, una condizione locale che provoca delle conseguenze fortissime in Europa. Seconda cosa. È quella dell'esportazione appunto. Al momento l'Italia esporta, ma a un certo punto il gas mancherà anche da noi e il mercato girerà, inizieremo a, esportar a, a esportare meno, oppure i tedeschi inizieranno a pagarlo di più. Hanno i sussidi da 200 miliardi di euro, le bollette costano meno, si può provare a fare un prezzo più alto, tanto i consumatori sono un po' più protetti, si fa debito, da noi non si fa. E quello è un enorme problema. E quello è un problema che chiudo, arrivo alla, alla chiusura. Ci si porerà davanti, l'Austria, l'Italia, eh, i paesi che sono a monte del flusso eh, dovranno decidere se chiudere. E malgrado questa decisione sia diciamo, di là da venire, potrebbe arrivare tra qualche mese, potrebbe arrivare alla fine dell'anno prossimo. E la Germania stessa potrebbe decidere di chiudere al gas norvegese che al momento arriva in Italia. Poco, ma ne arriva ancora. Eh, questo è un momento incredibilmente importante di frattura dell'Occidente. Se vuoi c'è la guerra in Ucraina ma c'è una sorta di guerriglia sotto traccia tra paesi europei che al momento non vediamo perché ancora non è arrivato il momento della crisi. C'è, lo sappiamo, non è ancora arrivato. E se vuoi per risolverlo c'è il momento positivo, c'è il momento in cui i governi dovranno iniziare a capire se deve prevalere il nazionalismo, quindi basta mercato, mercato integrato dell'energia, non è comune ma integrato dell'energia. Ci chiudiamo le nostre frontiere nazionali, ma allora di fatto l'Italia si tiene le sue risorse, non avrà niente da nord, la Germania si tiene le sue e ci facciamo guerra a vicenda. Ultimo punto, la Germania sta costruendo sei rigassificatori, saremmo tutti felici, ma rigassificatori non vuol dire più gas, vuol dire più capacità di importare gas. Cosa vuol dire? Più capacità di rubarlo agli altri paesi. E quindi grande compromesso europeo. Grazie, grazie Antonio, è, è uno scenario che ovviamente non, non piace considerare, ma va considerato. Antonio, no, però la parte positiva è importante. Certamente, eh? la parte positiva è importante, ma naturalmente importante. il fatto di definirlo già un elemento di divisione, di disintegrazione, addirittura di guerriglia sotterranea, eh, non ci porta a essere particolarmente felici di quello che eventualmente succede in questo specifico campo. Ma, Antonio, parenti, credo che noi abbiamo di fronte un'Europa che sta dimostrando una coesione da diversi anni a questa parte, partire dalla Fondazione il PNRR, il Next Generation EU, queste decisioni ultime, il greening, la digitalizzazione, piuttosto che non adesso una presa di posizione politica, direi storica. Ecco, qualche, qualche tua considerazione su questo, poi so che devi andare abbastanza presto, ti lasceremo andare. Eh, sì, grazie. Beh, io credo che i punti che venivano sottolineati eh, da Matteo Villa. Da, da Matteo Villa, giusto un secondo fa, sono se punti costanti. Del dibattito europeo è inutile che ce lo nascondiamo. In Europa eh, noi viviamo in un perenne dilemma del, eh, del prigioniero. Sostanzialmente eh, c'è sempre un incentivo per un paese di uscire un po' prima eh, da un negoziato eh, per cercare di guadagnare qualcosa, perché questo qualcosa è quello che si riesce molte volte a vendere alla propria opinione pubblica. Il problema è che questo modo di funzionare non funziona più. Quello che stava descrivendo Matteo è esattamente un rischio che noi abbiamo. Se lo affrontiamo con un, un, un animo nazionale, ci facciamo del male a vicenda. La pandemia ha dimostrato che possiamo dare delle risposte diverse. La crisi in Ucraina ha dimostrato che possiamo dare delle risposte diverse, è importante, fondamentale, non perdere questa lezione sul gas. Chiaro che c'è da correre, c'è da correre a, e l'Italia ha corso per molti, non soltanto per se stessa, ha corso per molti nella... negli ultimi, eh, ultimi 7-8 mesi, c'è da correre a modificare il mix energetico. Eh, perché poi in prospettiva questo per l'Europa potrebbe significare un'autosufficienza energetica importantissima per un, paese, per un continente che fondamentalmente l'energia non ha in grande abbondanza. C'è da correre a creare interconnessioni, un'altra è quella del gasdotto che dalla Spagna potrebbe giungere in Francia che per il momento ha qualche problema di passaggio. Ci sono uh, delle necessità che sono evidenti, uh, ci sono delle necessità che si scontrano con delle politiche nazionali, c'è una commissione, uh, non perché la rappresento io e dunque mi, uh, la, lo, lo, lo faccio per dovere d'ufficio, ma perché ci credo, c'è una commissione che sta cercando di spingere gli stati membri a prendere coscienza di queste sfide, è riuscita a farlo. Nel momento eh, drammatico della pandemia, non dimentichiamoci che i primi due mesi della pandemia non erano proprio il fulgido esempio di collaborazione e di solidarietà a livello europeo, però c'è riuscita questa Tant collaborazione. di sorpresa, assolutamente. Perché, cioè, ci poteva stare. Ora si comprende che eh, la responsabilità è una responsabilità politica condivisa di tutti gli Stati membri. Per me, questa. Serie di cigni neri, di pulcini di colore più o meno diversi, ci sta ad indicare chiaramente che da soli non andiamo da nessuna parte, uniti possiamo dimostrare di avere una resilienza e anche un impatto estremamente forte. Chiaro che uniti non deve significare uno Stato federale o per prendere la, la, quello che diceva Roberto prima, mandare. Una nazionale europea a giocare al Qatar uniti significa qualcos'altro a livello politico. Una sola battuta prima di lasciarti andare al treno, voi sapete che in Italia i treni marciano in orario e quindi ti dovremmo lasciare andare. Eh, questa, questo, quello che sta succedendo adesso negli eh, Stati Uniti, la posizione degli Stati Uniti, la Nato, eccetera, eh, con la guerra naturalmente, sta riavvicinando in qualche modo dopo quella divisione che si è venuta a creare negli ultimi anni per scelte che erano discutibili, magari per esempio quella che ha ricordato nel grande trattato tra Europa e Stati Uniti che è andato fallito, insomma, sta riavvicinando Europa e Stati Uniti oppure è solamente un, una contingenza che finirà nel momento in cui finisce questa emergenza? Eh, L'Europa e Stati Uniti credo che abbiano ritrovato in questa situazione una, una vicinanza che si era persa, non dimentichiamoci che il TTIP non è stato possibile negoziarlo sotto il presidente degli Stati Uniti più amato in Europa, che è stato Obama. e, e Naturalmente sarebbe stato ancora più impossibile farlo con, con Donald Trump, fondamentalmente. La, la vicinanza con gli Stati Uniti è, può essere contingente eh, se rivince la pancia negli Stati Uniti fra le prossime elezioni, alle prossime elezioni presidenziali, se, e, e, detta fuori da metafora, se ritorna Trump. Trump è una persona che eh, rappresenta una, una, una visione culturale delle relazioni internazionali degli Stati Uniti che è avulsa naturalmente da un contesto di collaborazione europea. Definì l'Europa un nemico, addirittura un avversario. Per cui credo che dobbiamo essere coscienti che c'è un limite. Alla possibilità di avere una, uh, una continuazione di questa luna di miele che oggi abbiamo con gli Stati Uniti, uh, e questo ci deve ancora far più uh, riflettere sul fatto che dobbiamo cercare di rafforzarci, non in chiave anti-americana, ma in chiave di sostegno europeo, di supporto europeo, perché nei momenti buoni abbiamo un fortissimo alleato come sono gli Stati Uniti. Nei momenti cattivi, pensate cosa avrebbe potuto essere successo, una presidenza Trump e un'invasione della Russia in, in Ucraina, potrebbe essere andata da tutte le parti, ma nessuno l'avrebbe potuto francamente prevedere, e nei momenti cattivi eh, bisogna essere... Eh, capace di salvarsi da soli. Certo, e questo ci fa capire quanto è importante essere eh, in, uh, uniti e coesi e proseguire in un processo complesso di integrazione, d'altronde nessuno si illude che 27 paesi che marciano insieme possano non avere mai delle contraddizioni. Grazie Antonio Parenti, Grazie. lasciamo andare. Grazie mille. Ancora pochi minuti, ci concentriamo magari, adesso ampliamo il quadro con Danilo Taino perché dobbiamo guardare un attimino anche a quello che succede un po' al di là, eh, perché se è vero che la Cina è un, è un grande comprimario in, questo, in questa fase storica, lo sarà ancora di più eh, in futuro, probabilmente diventa anche la prima economia mondiale, oggi è la seconda ma non di molto, eh, e in questa vicenda... Eh, Credo che tutti abbiamo avuto la possibilità di capire come si sta muovendo con estrema cautela e pragmatismo. Ha dato inizialmente l'illusione, l'illusione, l'idea, di poter appoggiare le istanze di Putin e della, e della guerra, poi alla fine si è sganciata, ma questo era evidente fin dall'inizio che l'avrebbe fatto, non avrebbe certamente compromesso e non compromette le proprie chance di dominio mondiale, se dire, di egemonia eh, per un piccolo paese come la Russia, per quanto una volta ideologicamente più vicino adesso ideologia non esiste neanche più e la vicinanza è solo di utilità. Ecco, come vedi tu questa prospettiva, cioè allargando la visione verso la Cina e anche al rapporto con gli Stati Uniti, perché c'è anche il tema della Mar Cinese meridionale, di Taiwan, eccetera, quale prospettiva dobbiamo pensare quando diciamo i nuovi assetti geopolitici? La Cina è certamente il fulcro di questi nuovi assetti. Ma il confronto tra Stati Uniti e Cina rimarrà perché comunque è la caratteristica, credo io, inevitabile dei prossimi decenni. Eh, per usare uno slogan dal momento che non abbiamo molto tempo, c'è il potere dominante e c'è il potere sfidante. Prima o poi si può arrivare a un conflitto armato oppure no. Nella maggior parte dei casi nella storia si è arrivati al conflitto armato, però ci sono anche stati casi in cui non si è arrivati al conflitto armato. E dal momento che noi siamo molto evoluti ormai in questo, su questo pianeta, ci si può augurare di non arrivare al conflitto armato. E ultimamente, secondo me, e anche questo era uno dei motivi per cui io mi sono dichiarato relativamente ottimista, abbiamo da una parte gli Stati Uniti, uno dei due poli di questo confronto. Che eh, hanno dimostrato alle ultime elezioni di midterm di non essere un paese morto, di non essere una democrazia morta. Non voglio dire che eh, sono vivi e scalciano, ma comunque sono vivi nel senso che i trampiani hanno perso dappertutto. Probabilmente, probabilmente si va verso elezioni nel 2024, non lo so. Forse non sarà nemmeno candidato eh, Orange. Quindi eh, voglio dire qui c'è un elemento positivo. Gli Stati Uniti ci sono e sono vivi e la democrazia c'è molto polarizzati, ma comunque ci sono. E, e lo stanno dimostrando in Ucraina, tra l'altro, loro, non l'Europa. Dall'altra parte eh, c'è la Cina che è vero che è la potenza emergente e fortissima, ma è anche vero che sì. Xi Jinping è stato appena rieletto al congresso, al ventesimo congresso del Partito Comunista, ma ha un enorme problema per una scelta che ha fatto che è quella dello zero Covid. Ancora oggi stanno chiudendo intere città, intere fabbriche e questo colpisce l'economia e la crescita economica. Ha comunque fatto un errore nei confronti della Russia quando pochi giorni prima che questa invadesse ha detto che, eh, che l'amicizia sarebbe stata senza limiti. Ha un problema di immobiliare enorme e ha deciso che al mercato confuso, discutibile che c'è stato negli ultimi decenni in Cina, adesso bisogna sostituire il marxismo-leninismo. Non lo so, la bilancia, la bilancia del confronto sta evolvendo e io credo che noi dobbiamo cogliere questo, queste evoluzioni. Certo, e quindi il grosso tema dell'Europa è quello di trovare il giusto equilibrio. Eh, Però dovendo... non c'è l'Europa, no, effettivamente dovendo... in questo dovendo non c'è. Tenere conto appunto di tutti questi pesi eh, e contrapesi. No, Roberto, eh, torniamo un attimo proprio sul tema. Eh, più generale dei eh, rapporti eh, globali perché in, negli ultimi anni si è criticata molto la globalizzazione eh, perché ha avuto degli effetti diseguali ma in realtà la, e ci sono stati dei paesi ma soprattutto delle fasce sociali che ne hanno beneficiato eh, meno di altri la verità è che negli ultimi 70 anni la crescita e il benessere eh, del mondo sono aumentati in maniera, in maniera formidabile ma oggi noi siamo in un processo eh, in una tendenza in cui Viene messa in discussione, cioè si, butta, si rischia di buttare via il bambino con l'acqua sporca. No? Perché si cerca di limitare i rapporti e quindi di, eh, da Alcuni paesi sono più protezionisti di quanto non lo fossero alcuni anni fa, altri paesi si mettono assieme in realtà regionali eh, e via dicendo. E in tutto questo ci sono queste realtà grossissime eh, che condizionano tutto quanto. Quindi la Cina che cerca di fare la sua area regionale, gli Stati Uniti, gli Stati Uniti e l'Europa. Lasciamo stare in questo momento la Russia. Ecco, dal tuo punto di vista. Eh, è possibile invertire questo, questa tendenza che è piuttosto pericolosa perché poi alla fine laddove c'era chi ha detto molti anni fa non passano le merci passano le armi insomma no? e quindi questa tendenza alla disintegrazione è molto, è molto pericolosa come la vedi? Sì, intanto io credo che negli ultimi anni si siano giustamente eh, sottolineati alcuni guasti che la globalizzazione, così come l'abbiamo avuta, ha effettivamente prodotto. Ma abbiamo un po' esattamente gettato quasi il bambino con l'acqua sporca: nel senso che abbiamo dimenticato forse di concentrarci anche sui costi della deglobalizzazione, se dovesse davvero arrivare. Perché il modo, come dire, il, il lato buono della medaglia è chiamarla reshoring o addirittura friend-shoring. Eh, ma c'è un lato molto negativo di quella medaglia. Per esempio dovremmo dimenticarci i costi molto bassi di moltissimi beni di, di larghissimo consumo che dagli anni 90, di cui abbiamo goduto grazie sostanzialmente alla globalizzazione fino all'economia, all'Amazon, eccetera, che non è perfetta, non è il paradiso in terra, ma che ha portato benefici a cui siamo totalmente a suoi fatti. Ce ne stiamo accorgendo con l'inflazione, ad esempio. Eh, quindi intanto... Guardiamo alla globalizzazione eh, per quello che è stata, ma guardiamo anche a quello che la deglobalizzazione potrebbe significare. Dalla mia prospettiva poi, che è politologica e non economica, eh, c'è anche un altro elemento di, di grande cautela. Cioè la deglobalizzazione, se avvenisse per esempio con una, uno scontro troppo frontale fra Stati Uniti e Cina, come abbiamo una delle ipotesi naturalmente che stiamo tutti considerando, non avrebbe soltanto conseguenze economiche, ma creerebbe una spirale politica di insicurezza quindi costerebbe molto di più della sem del semplice calcolo tecnico del costo economico eh, di, chiamiamolo così, di un ritorno ad aree semi chiuse, quindi protezionismo eccetera, ma avrebbe anche un potenziale costo di sicurezza, quindi facciamo doppiamente attenzione. Poi aggiungo un altro aspetto di parziale piccolo ottimismo, se vogliamo, anche qui sulla, sul modo di fare globalizzazione da qui in avanti, magari in parte in un formato un po' diverso. Per esempio l'Unione Europea in questo lo ha fatto spesso, eh, un modo per perseguire quell'obiettivo, cioè mantenere i mercati aperti sostanzialmente, è attraverso gli standard. Gli standard normalmente non vengono imposti, vengono adottati, che è qualcosa di diverso, perché significa che si basano su un elemento di efficienza, in qualche modo non necessariamente di un elemento imposto magari dalla politica. Ci sono moltissimi casi in cui gli standard non sono stati imposti affatto da autorità politiche, ma sono stati emulati. Quindi questo è un elemento su cui secondo me si può scommettere in parte guardando al futuro. Un cenno alla Cina ehm, per l'aspetto sia economico che politico-militare. Io credo per esempio che a Pechino stiano guardando con grandissima attenzione, secondo me con terrore assoluto, malcelato, a quello che sta accadendo in Ucraina. Perché i cinesi si rendono conto che se la Russia non riesce assolutamente a sottomettere l'Ucraina, i cinesi non riusciranno mai a sottomettere con la forza Taiwan, che è molto meglio difesa, che è un'isola che richiederebbe una sorta di sbarco in Normandia e che è difesa dagli Stati Uniti e lo sarebbe anche dal Giappone. Quindi, in quel senso, non a caso hanno subito molto moderato i loro entusiasmi dei, dei, delle prime settimane, dei primi mesi di guerra, guardando in prospettiva a Taiwan. Sulla Cina c'è un aspetto anche interessante in termini del famoso decoupling, che è questa ipotesi soprattutto rispetto agli Stati Uniti, ma anche rispetto a noi, di una Cina che potrebbe cercare di fare un po' da sé. Credo sia totalmente irrealistico. La Cina non può fare da sé perché non ha alcuna possibilità di mantenere i suoi standard di vita attuali, non quelli che vorrebbe in futuro, ma quelli attuali, senza di noi. Noi essendo eh, in qualche modo gli Stati Uniti e l'Europa e è per certi versi addirittura molte aree del dell'Asia pacifico che la Cina vorrebbe soggiogare. Non può soggiogarle perché c'è un elemento di interdipendenza che certo. non può essere soppresso. Un'ultimissima notazione sì. per chiudere sul, sugli Stati Uniti eh, che è un richiamo agli europei in qualche modo. Gli Stati Uniti continueranno a concentrarsi sull'Indo-Pacifico, lo ha ricordato credo Danilo Taino, questo è un fatto strutturale non contingente per però attenzione eh, questo significa che noi europei dovremmo occuparci un po' di più della nostra Europa non c'è nulla di contrapposto agli Stati Uniti, tutt'altro, gli Stati Uniti ci chiedono di fare questo, non tanto di aiutarli nello stretto di Taiwan, ma che noi ci occupiamo dello stretto magari ecco, di Suez, eh, o meglio del canale, o dello stretto del Bosforo, o di Gibraltar, magari di Ormuz addirittura. Ecco, ma è proprio questo lo spunto che vorrei proporre a Matteo. Eh, Matteo eh, è assolutamente... È eh, chiaro che in questo momento l'Europa sta prendendo le misure di tutta una serie di cose che fino ad adesso aveva considerato abbastanza poco. Una di queste è che deve riconsiderare il suo rapporto con la Cina. Eh, parliamo anche dell'Italia. Eh, L'Italia ha avuto in questi anni un'apertura nei confronti della via della seta che determinati altri paesi europei non hanno avuto e non è, questa cosa non è, non è neanche tanto piaciuta eh, agli Stati Uniti. Bisognerà prendere adesso di nuovo le misure e vedere in che modo Italia, Europa, Unione Europea eh, si porranno nei confronti appunto di queste nuove realtà. A tuo parere c'è la possibilità che dopo la fine diciamo, del conflitto, che prima o poi dire, ci sarà, insomma, no? in che direzione si potranno sviluppare questi rapporti verso l'esterno. Ignoriamo per il momento quelli interni. Per il momento. No, ignoriamo i punti che abbiamo trattato prima e sono quelli forse più preoccupanti. In realtà anch'io non sono così tanto preoccupato. Sull'esterno. Cioè, sei un bastone eh, contrario, però, cioè, non sei mai d'accordo. No, con no, per fortuna. No, okay, no credo più, più, o meno, più o meno no, su questo, siamo più o meno sulla stessa linea, nel senso che non credo che, intanto, i costi della deglobalizzazione li abbiamo presenti anche noi in Europa. E malgrado continuiamo a parlare di appunto, autonomia strategica, realizzare e ricordarci che il 70% della ma capacità manifatturiera di pannelli solari è in Cina. E ce li abbiamo investiti anche noi quei soldi, eh? ma è in Cina cioè, e non potrà essere portata in Europa perché i nostri costi per, 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 eh, insomma, per fare fabbriche e per pagare i dipendenti non sono gli stessi che in Cina. Eh, e ce ne stiamo accorgendo con la crisi energetica attuale, no? Maggiore domanda di eh, rinnovabili fa semplicemente nel momento salire il prezzo dei pannelli, perché non c'è nessuna sufficienza. Installatori, pannelli, noi abbiamo i servizi, loro avranno invece ancora sempre la capacità di produrli. E come li producono però? In parte anche grazie a gran parte delle materie prime che arrivano dall'esterno e anche di, non materie prime ma di lavorati, anche ipertecnologici tipo i semi semiconduttori, che arrivano da un paese strategico come, come Taiwan. Non significa che non si potrebbe immaginare uno scenario in cui la Cina cerca di invadere Taiwan e prenderla in tre Quello. settimane e dopo tre settimane avere anche lei la capacità produttiva. Ma la stessa cosa farebbero gli Stati Uniti togliendogli un'altra cosa perché Taiwan importa gli Stati Uniti, il software. Okay? I taiwanesi non sono sviluppatori non a sufficienza per avere lo stesso software che serve per far girare e funzionare, sì. far funzionare meglio, i semiconduttori che stanno producendo. Quindi abbiamo... Una sorta di trimurti sacra, eh, i cinesi non possono eh, immaginare di conquistare gli Stati Uniti, quindi ovviamente eh, lì c'è un, un equilibrio strategico e un fondamentale importantissimo, e su questo si gioca anche il benessere cinese e quello europeo. E quindi credo che a meno di colpi di testa, cigni grigi, russi, putiniani, lì siamo abbastanza tranquilli. C'è da dire che appunto la situazione su Taiwan non è mai prevedibilissima. E fammi dare un secondo eh, tassello che è. Noi parliamo tanto, appunto negli ultimi anni abbiamo parlato di riprenderci in mano il nostro futuro, no? portando da noi le fabbriche, quello che abbiamo chiamato reshoring, che avevamo dato all'esterno, portato all'esterno. Ecco, in realtà forse la grande sfida attuale che l'Unione Europea ha paura di giocarsi è quella contro gli Stati Uniti, no? C'è cioè, l'atto per la riduzione dell'inflazione, Inflation Reduction Act, a 350 miliardi di dollari di sussidi alle imprese americane, no? buy American, quindi fai tutto in America. Il rischio per gli europei è che le aziende europee vadano a produrre di là, dai propri amici, però deindustrializzando l'Europa. E quindi cosa facciamo? Andiamo di là che ci conviene, poi rimportiamo da noi il prodotto finito? O no? E quindi insomma ci, si riapre un po' lo scenario. Chiudo, posso chiudere una cosa, certo. su una cosa importante? Perché Antonio Parenti l'ha detto prima: la Commissione europea in questi casi ha spesso le mani legate. Vi faccio l'ultimo esempio su, di nuovo sulla crisi energetica. Abbiamo detto sulla pandemia abbiamo acquistato i vaccini perché non facciamo gli acquisti comuni sul gas e poi li distribuiamo. La Commissione europea l'aveva proposto. Gli Stati hanno detto, hanno detto talmente tanto no che quando la Commissione europea ha detto beh proviamo a fare gli acquisti comuni vorremmo acquistare, eh, ha detto questo è il nostro target. Quest'anno vorremmo acquistare insieme il 15% della capacità di stoccaggio europea che se si fa il conto è il 4% dei nostri bisogni. Gli stati hanno voglia di mettersi insieme al 4% del totale. Quindi insomma, sappiamo che la Commissione europea ci prova e gli stati continuano a tirare in barca. Benissimo, grazie Matteo. Allora credo che possiamo concludere qui. Possiamo fare una media di quello che è emerso in queste, in queste ottime e eh, interessantissime considerazioni, ma ah, eh, mi pare che si possa dire che la, siamo in un mondo di incertezza, questo è chiaro, ma mi pare che prevalgano un po' i motivi eh, di ottimismo, cioè di una composizione nel medio termine di tutta una serie di tensioni che in questo momento ci stanno angustiando non poco. Certo non abbiamo parlato del cambiamento climatico, non abbiamo parlato particolarmente neanche di una potenziale nuova eh, crisi pandemica, ci saranno probabilmente, dovremo affrontare, saranno costi alti, ma almeno, visto che questo era il tema di questa tavola rotonda, eh, forse possiamo guardare con un minimo di serenità a quello che sarà lo sviluppo delle crisi eh, subito dopo che sarà conclusa questa pessima avventura ucraina della, del, della Russia. Eh, naturalmente il futuro noi non lo prevediamo, possiamo solo fare delle scenari ragionevoli, il foresight di cui parlava poco fa Boscaini eh, e quindi questa è un po' la visione che mi pare emerga abbastanza da questa tavola rotonda. Quindi grazie Danielo Taino, Matteo Villa, Roberto Menotti e a quelli che sono già andati e grazie per aver seguito la tavola.